Andrea, siamo finalmente giunti al confronto tra le Infinity Run 3 e le Invincible 2 che abbiamo utilizzato nelle settimane scorse. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Ciao a tutti, intanto che sono tutte e due nere e non posso neanche usarle per andare in giro a camminare in Sicilia perché le ho comunque vonciate tutte e due. Anzi, il 26 luglio hai detto che fai uscire il video, la sera corro. No, niente, le ho provate, le ho testate abbastanza. 200 km ero arrivato con le Invincible, ne ho fatti altri 100, 120. Le Infinity sono arrivate anche loro sui 200 km circa. Sto facendo una paccata di chilometri in questo periodo e devo dire che sono delle scarpe azzeccatissime perché comunque mi aiutano non a recuperare ma non a sentire i doloretti muscolari che mi verrebbero. E come al solito il nostro confronto è abbastanza empirico e partirei ovviamente dalla tomaia. Quale delle due tomaie ti è piaciuta di più? Porca Eva, allora sono molto simili anche le tomaie, però ti devo dire che sali e scendi e compagnia bella mi ha dato ancora un po' di fastidio sul dorso del piede la Invincible. Anche a camminare, roba che mi devo fermare per allargarla un attimino perché mi dava un po' di fastidio. Solo il destro, non ho capito perché. La tomaia invece della Infinity buona. Hanno alzato ancora, come dicevamo prima, la linguetta, non si è ancora strappata, non credo che si strappi. Devo dire che avvolge bene il piede e non mi ha dato quel problema che mi ha dato la Invincible. Invece a livello di bloccaggio del piede, soprattutto nella parte posteriore, come hai visto le due scarpe e cosa ne pensi? Se parliamo di tomaie in sé mi sono piaciute tutte e due, nel senso che tenevano il piede bene, il bloccaggio era buono in tutte e due. Se poi dobbiamo parlare di stabilità, ma credo che sia la prossima domanda, allora dopo devo fare la disamina. Ovviamente questa è la prossima domanda. Dal tuo punto di vista, sono secondo te tutte e due scarpe stabili oppure qual è tra le due quella più stabile? Sono andato due giorni a Riale a correre, mi è capitato di fare dei pezzettini mezzo trail di corsa lenta e delle camminate in corsa lenta. Avevo portato le Invincible perché ho detto devo correre una paccata di chilometri, comunque sono più riposanti. Beh, ti devo dire che tante volte sentivo proprio come se non ci fosse la scarpa, cioè scappava proprio via, quindi molto molto instabile su dei terreni sconnessi, mentre la Infinity non ha questo problema, è molto molto più stabile sullo sconnesso. Sul piano invece avevamo detto che erano molto, molto stabili tutte e due, quindi diciamo che magari forse nelle curve secche è ancora più stabile la Infinity, in generale però sono molto stabili tutte e due, mentre sullo sconnesso è davvero imbarazzante la Invincible. Secondo me dipende comunque molto anche dal battistrada, che quello dell'Infinity è davvero eccezionale. Guarda, non intendevo proprio lo scivolare, perché lo scivolare, cioè il battistrada in sé hanno tenuto tutte e due, anzi quelle specie di chiodini che hanno le Invincible secondo me fanno un bel grip anche loro. È ovvio che quello dell'Infinity anche lui fa bella presa al terreno. Ti parlavo proprio di stabilità, quasi che la scarpa andasse via e il piede rimanesse lì. Però sulla strada, diciamo una corsa normale, di un giorno normale, non a 38 gradi, comunque sicuramente entrambe sono abbastanza stabili. Sì, no, per quello è migliorata molto la Invincible, anche nelle curve comunque non sembra di stare su un gommone. Invece Andrea, a livello di intersuola, ossia la parte centrale, il cuore della scarpa, cosa ne pensi delle due intersuole Zoom X e React e secondo te quale delle due tra virgolette vince? È una lotta impari questa. Parto da dirti che lo Zoom X vince a mani basse. Vince a mani basse perché comunque è stra-reattivissimo e molto 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 ammortizzante, quindi è la mescola che davvero ti fa riposare il piede. Quando vuoi spingere la scarpa la spingi senza accorgerti. Invece il React è comunque, rispetto allo Zoom X, molto più duro, è comunque ammortizzante, protettivo, però sono due mescole molto diverse. Una che ti fa sentire più il terreno, che è la React, e l'altra invece che ti fa correre sul gommone, che è lo Zoom X. E invece secondo te Andrea, a livello di durata, stiamo parlando comunque di due scarpe molto durevoli, premium, cosa ne pensi e quale suggeriresti a chi in effetti avesse bisogno di utilizzare una sola scarpa e magari portarla
per un periodo più lungo. Un po' mi lascio condizionare, perché comunque le mescole tipo lo Zoom X, da quanto ne sappiamo, dicono che siano quasi infinite, e in effetti mi dà l'idea di scaricarsi di meno. Poi c'è molta più gomma e molto più materiale, e comunque molto più morbido, quindi secondo me dura di più rispetto al React. Conta che però sono, come hai detto te prima, sono due scarpe molto molto durevoli, quindi gli 800 km sicuro, secondo me è un po' anche di più le Infinity, ma la Invincible secondo me è qualche matto la può portare anche a 1200-1400. Invece a livello di spazio nell'avampiede, come l'hai viste, sono entrambe spaziose, oppure invece suggerisci di prendere mezzo numero in più per una delle due? Allora, la misura direi la stessa, sicuramente più spaziosa nell'avampiede la Invincible. Conta che ce le ho tutte e due i piedi, la Infinity è un attimino più schiacciata dal davanti, ma mentre corri non lo senti quasi. A livello di flessibilità della scarpa, come l'hai viste, e secondo te quale delle due è più flessibile? Faccio la prova adesso, guarda, stacco la Invincible, piego. Hai visto, no, come ritorna? Oh. E adesso provo con la Infinity e via. Ecco, vedi, è più, comunque più dura la... Beh, conta che qua, questo pezzettino qua di plastica e questo pezzo qua di gomma è molto molto più duro e non fa piegare la scarpa lì. Però ti dico, è strano da spiegare, un po' come la storia del drop, la flessibilità per assurdo non mi crea neanche, cioè che sia più o meno flessibile non è un grosso problema su questa scarpa. Parliamo di reattività comunque e di ammortizzazione della scarpa, che mi piacciono, la flessibilità non mi crea grossi problemi. Invece Andrea, a livello di scelta per il podista amatore, quale delle due raccomanderesti e per quale tipologia di podista amatore le raccomanderesti? Mi fai una domanda, devo fare il politically correct o posso andare giù diretto? Vai, vai. Vado giù diretto, io consiglierei sempre la Invincible, perché comunque la scarpa. A me piace tantissimo, morbida, reattiva, riposante, scattante, ce l'ha tutte lei. Quindi davvero... secondo me la migliore scarpa sul mercato. Niente, il suo sporco lavoro come scarpa da lento lo fa. Ti dirò che mi sa che me la porto come scarpa all around in Sicilia. Chiaramente se fossi stato un pronatore probabilmente il tuo giudizio sarebbe comunque cambiato. Sì, bravo, se fossi un pronatore la danno anche nelle scarpe stabili, però in effetti non hanno un inserto antipronazione, diciamo che la stabilità in sé di tutta la scarpa la rende antipronazione, però sì, in effetti se fossi pronatore andrei su quella. Va bene, grazie Andrea, purtroppo non siamo riusciti a fare il test in pista della velocità, anche perché altrimenti avremmo avuto qualche problema di insolazione, comunque lo faremo nei prossimi giorni. Grazie, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. In pista non li ho fatti i test, però in giro per i cavoli messi in strada li ho fatti. Ah, ti devo dire, ce lo aggiungi prima o dopo alla fine, la Invincible l'ho provata anche a fare una cronoscalata, mi sono trovato da Dio, perché comunque ti accompagnava, diciamo. Avevo fatto a Santa Rosalia a Palermo la salita con le Vapor e devo dire che andavano. Anche le Invincible per assurdo stancano ancora di meno e ti aiutano a fare la salita, quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso. Quindi è scarpa da cronoscalata. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.